siamo qui nel Parco regionale del Delta del Po con il presidente della comunità del parco, Mauro Venturi. Venturi, quali sono le particolarità ambientali e paesaggistiche del parco? Le particolarità ambientali che accomunano tutto il parco, essendo un territorio molto vasto, sicuramente sono le zone umide, le zone di acqua. In questo caso sono canali, fiumi, siamo nel delta qui del Po vero e proprio. Da altre parti sono zone umide che riguardano attività particolari tipo le saline di Cervia, che sono pezzi di mare chiuso che servono appunto per produrre il sale. Qui sono presenti anche 300 diverse specie di uccelli, vero? Sì, sì. Tra cui anche i fenicotteri. Fra cui anche i fenicotteri che sono localizzati in particolar modo dentro le valli di Comacchio. Quali attività si possono fare all'interno del parco? Si fanno attività di qualsiasi tipo. Questo è un parco che ha questa caratteristica molto particolare, diversa da altri parchi dove si protegge la biodiversità. Qui è presente intensamente l'attività umana, quindi l'attività anche di produzione agricola, di produzione industriale, quindi è la convivenza di queste due necessità, di salvaguardare la biodiversità e mantenere le attività umane che naturalmente servono per il sostentamento delle popolazioni locali, che caratterizza in modo particolare il Parco del Delta del Po.